Ciao amici. Oggi vi mostreremo la spiaggia delle due sorelle. È considerata tra le più belle di tutto il centro Italia. Ci troviamo a Sirolo, nella splendida riviera del Conero, in provincia di Ancona. Benvenuti su Amarche. Il suo nome deriva dalla forma dei due faraglioni bianchi, che emergono dall'acqua cristallina proprio di fronte alla spiaggia, e ricordano due sorelle in preghiera. Questa zona è divenuta uno dei simboli della regione Marche. Il litorale è composto da ghiaia fine e ciottoli. L'acqua è cristallina, il luogo è selvaggio e incontaminato, una spiaggia libera senza stabilimenti o strutture di ristoro. I colori sono vividi e vibranti, il verde rigoglioso della vegetazione, le sfumature dal turchese al blu intenso del mare ed il bianco candido della pietra del Conero. Questa spiaggia offre un'esperienza unica, e fare un bagno nell'acqua fresca e limpida è un'opportunità da non farsi sfuggire. La spiaggia delle due sorelle è raggiungibile esclusivamente via mare, in quanto il sentiero 302 del Passo del Lupo è interdetto per motivi di sicurezza. È possibile arrivare sino al punto panoramico, ma è vietato poi proseguire e scendere. Vi abbiamo mostrato questo sentiero e i punti panoramici più spettacolari del Conero in un precedente video. Trovate il link in alto a destra. A proposito, se ti sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per lasciare un like o un super grazie e per seguire il canale. Ora vi spieghiamo come arrivare alla spiaggia delle due sorelle. Tre sono i modi per raggiungerla via mare. Il primo modo è il traghetto, con partenze dal porticciolo di Numana. Trovate il link in descrizione per verificare orari e prezzi. Oppure, potete noleggiare una piccola imbarcazione a motore. Altrimenti, ancor meglio, noleggiando una canoa o un SUP. Partendo da Sirolo o Portonovo, avrete l'occasione di esplorare lentamente le innumerevoli calette e baie del Conero, ammirandone ogni angolo nascosto. Tra gli eventi più emozionanti legati alle due sorelle ci sono le liberazioni delle tartarughe. Ne organizzano diverse ogni estate e sono su prenotazione a numero chiuso. Abbiamo realizzato un video e una pagina su amarche.it con tutte le informazioni. Link in descrizione. Thank you.
Concludiamo con la leggenda delle due sorelle. Si narra che in passato una sirena ammaliasse con il suo canto i marinai, attirandoli nella grotta degli schiavi. Qui, un demone marino li incatenava e tormentava. A causa della sua malvagità, il demone venne trasformato nei due faraglioni, costringendo la sirena ad abbandonare quei luoghi. Benvenuti su Amarche. Se ti è piaciuto questo video, lascia un pollice in alto. Se hai particolarmente apprezzato il nostro lavoro, puoi donare una piccola cifra usando il Super Grazie. Iscriviti al canale, attivando la campanellina, per non perderti i nostri prossimi video. Amarche.it, meravigliose scoperte.